Monteschino ha vissuto oggi il suo giorno più triste, una folla commossa, ha preso parte ai funerali di Davide Emanuele. Furto alla Global Pesca, i ladri hanno rubato la cassaforte nella quale erano custoditi gli stipendi, indagano i carabinieri. Incontro sui punti nascita dell'ASL BCO, procedure per garantire l'adeguato numero di personale con assunzioni e convenzioni. Acceso Consiglio Comunale lunedì a Omegna, la prima seduta consiliare per l'assessore Antonini e il consigliere Corbetta. A Verbania lo scontro politico è concentrato sull'annunciato progetto dei murales in via Crocetta, Lega all'attacco. Sport e cultura al centro della serata organizzata dal Panathlon, in primo piano il reinserimento degli sportivi giunti a fine carriera. Ben ritrovati con l'informazione di VCO Notizie. In apertura alla cronaca c'era davvero tanta commozione e altrettanto dolore. Oggi a Monteschino una folla di persone è salita sino al piccolo centro della Valle Antrona per dare l'ultimo saluto a Davide Emanuele. Era sereno il cielo sopra Monteschino oggi, un cielo terso sotto il quale in tanti hanno voluto salutare Manuel Tarovo e Davide Battro, i due ragazzi morti sabato travolti da una valanga sulle montagne svizzere del Sempione. Un addio intenso, profondo, che ha raccolto attorno alle famiglie dei due giovani il conforto di amici, parenti, conoscenti, ma soprattutto di quel mondo giovanile che ruotava attorno a Manuel e Davide, il primo di 25, il secondo di 20 anni. Certo, Monteschino non ha mai visto tanta gente così tra le sue vie, le sue piazze, nella sua chiesa. Monteschino non ha mai patito tanto dolore come quello che ha segnato una comunità che oggi ha dato prova di unione e partecipazione. Per consentire a tutti di partecipare ai funerali ed evitare che il paese restasse bloccato, sono stati istituiti dei servizi in navetta da Cresti, ma molti sono anche saliti in paese a piedi, proprio lasciando le auto alla frazione bassa. Alle 14 alla società operaia c'era una marea di persone, società operaia, che aveva accolto le salme dei ragazzi rientrate dalla Svizzera ieri a mezzogiorno. Il corteo funebre si è mosso lentamente scendendo lungo la strada e raggiungendo una chiesa già strapiena. Corteo preceduto da alcuni sindaci e dal presidente della provincia Stefano Costa. Poi i gonfaloni di tutte le associazioni del paese, le divise degli AIB e della protezione civile, ma anche quelle del Fomarco Calcio, dove gioca Eric, il fratello più giovane di Davide Battro. C'erano anche i cacciatori, il soccorso alpino, le ragazze della squadra di pallavolo di Villa d'Ossola, a portare alle bare dei due ragazzi gli amici, che con loro avevano condiviso i momenti di gioia e spensieratezza che abitualmente riempiono il mondo dei giovani. Poi la messa celebrata da Don Luigi Tramonti, Don Massimo Bottarel, Don Alberto Andrini e Don Luigi Preioni. Il vescovo ha voluto essere vicino alle famiglie con una lettera. Alla fine della messa le parole del sindaco Dario Ricchi e quelle di un amico dei due ragazzi, figli di questa terra di montagna che proprio in montagna hanno perso la vita. Le salme sono state quindi trasferite a Domodossola per la cremazione prima della sepoltura. Un giorno triste per Monteschino e la sua valle, un giorno triste per l'Ossola questo 13 gennaio, giorno in cui compie gli anni Michele Grossi di Villa d'Ossola, il terzo ragazzo travolto sabato dalla valanga ma salvatosi. Un compleanno che Michele non si scorderà per tutta la vita, come più si scorderà gli amici coi quali era partito felice sabato mattina per una giornata sulla neve che nessuno avrebbe mai immaginato così funesta. E chiudiamo questa dolorosa pagina per parlare di un fatto sul quale stanno indagando i carabinieri di Verbania, a furto nei giorni scorsi alla Global Pesca. Maxi furto l'altra notte alla Global Pesca della zona industriale di Gravellona Toce. I ladri hanno agito di notte, hanno rubato un furgoncino di Conser VCO parcheggiato lì vicino, sono entrati all'interno dell'azienda e hanno raggiunto la cassaforte che era ancorata al pavimento. Sono riusciti a staccarla e a caricarla sul furgone e poi sono fuggiti. Giunti in una zona di campagna disabitata poco lontano, hanno aperto la cassaforte che hanno abbandonato insieme al furgone e sono fuggiti con i soldi. Ancora da quantificare l'ammontare dei contanti che si trovavano all'interno, ma sarebbero diverse migliaia di euro. I titolari della ditta hanno sporto denuncia ai carabinieri di Verbania che stanno indagando per scoprire gli autori del furto. Nella stessa notte i ladri sono entrati in azione anche alla ditta Primona al Tecnoparco, ma il bottino è stato decisamente più magro dal momento che si sono impossessati soltanto dei pochi contanti contenuti in una cassetta metallica. E sempre nella notte tra lunedì e martedì a Stresa è stato rubato il furgone di un artigiano.
Ancora un arresto per droga ad opera degli agenti della squadra mobile di Verbania. Dopo un appostamento nel tardo pomeriggio di venerdì 8 gennaio, gli agenti della sezione antidroga hanno notato movimenti sospetti nella zona di piazza Giovanni XXIII a Pallanza. Un 42enne già noto alle forze dell'ordine è entrato in una casa per poi uscirne. I poliziotti lo hanno fermato trovandolo in possesso di 50 grammi di hashish. Sono poi passati alla perquisizione dell'appartamento in cui era entrato, dove si trovava un 47enne di Torino, FV le iniziali, pregiudicato, da poco trasferitosi a Verbania. In casa c'erano un bilancino elettronico di precisione, materiale per il taglio e il confezionamento della droga e soprattutto mezzo chilo di hashish e 50 grammi di marijuana. L'uomo è stato arrestato in flagranza per spaccio di droga e portato in carcere. Per l'acquirente è invece scattata la denuncia a piede libero. Ed ora invece parliamo dell'incontro che c'è stato all'ASL per discutere del futuro dei punti nascita. L'ASL ha assicurato che garantirà un adeguato numero di personale e quindi avvia le procedure per far tutto questo. Incontro con i vertici dell'azienda sanitaria sui due punti nascita dell'ASL VCO, cui hanno preso parte tutti i dirigenti e operatori coinvolti. Sul tavolo il bilancio 2015, criticità, gli obiettivi 2016, in un periodo in cui si evidenziano a livello nazionale molte troppe tragiche notizie dai reparti maternità. In questa azienda sanitaria, grazie all'impegno del complesso del personale, si è lavorato con costanza per ricercare un servizio di qualità e di massima attenzione alle puerpere e ai neonati, dicono dall'ASL. Le criticità evidenziate, problemi rispetto al personale con numeri e livello professionale non sempre adeguati per affrontare i momenti di emergenza o urgenza, la non soddisfacente integrazione tra le aree territoriali e ospedaliere in alcuni specifici ambiti professionali, la difficoltà a sostenere l'organizzazione dei due punti nascita anche in relazione alla nuova normativa sull'orario di lavoro, infine il non completo inserimento dei dati di attività, che penalizza non solo il giudizio sulle strutture, ma determina anche un fattore negativo per l'implementazione del personale. La direzione generale ha già avviato le procedure per garantire l'adeguato numero di personale, sia con assunzioni che con convenzioni con le altre aziende sanitarie. Rispetto agli obiettivi 2016 saranno assegnati ai servizi interessati sia lo sviluppo delle relazioni tra territorio e ospedale, sia la garanzia della completezza dei dati di attività. Verrà attivata una verifica specifica del percorso nascita aziendale per individuare in modo analitico gli specifici problemi di natura organizzativa e gestionale. Il 18 gennaio incontro con Domo e Admo per migliorare le procedure relative alla donazione di sangue da cordone ombelicale. Lunedì prossimo, nel corso della seduta consiliare, il sindaco di Dormelletto, Clemente Mora, ufficializzerà all'Assemblea le sue dimissioni. La notizia era nell'aria da tempo, da quando c'è ottobre era rimasto senza la sua maggioranza. Le mie dimissioni saranno irrevocabili, ha detto il sindaco. Aveva auspicato si potesse arrivare a primavera per non far mancare una guida amministrativa alla città. Ora arriverà il commissario prefettizio. Tutto era nato appunto in autunno, quando Rachele Torbioni, Elisa Andrini e Emanuela Di Genova avevano votato contro il bilancio del sindaco Mora. Ed ora invece parliamo del Consiglio Comunale di Omegna, che si è riunito ieri sera. È stata la prima volta per la neoassessora Antonini e anche per il consigliere d'opposizione Corbetta. Sentiamo la cronaca dei lavori. Consiglio straordinario in tutti i sensi, ieri sera domenica, con numerosi punti all'ordine del giorno, primo fra tutti la surroga del consigliere dimissionario Luigi Songa di Fratelli d'Italia, sostituito dal primo dei non eletti della lista Mattia Corbetta. All'inizio di seduta il sindaco ha presentato anche la nuova assessora all'istruzione e servizi sociali, Renata Antonini. Le prime scintille fra amministrazione e minoranza si sono verificate già al momento dell'approvazione dei verbali delle precedenti sedute, con il consigliere Giulio Lapidari che non li ha votati, facendo notare come ci fossero troppi richiami nei verbali ad altri documenti di cui era quasi impossibile prendere precisa e corretta visione. Sempre con i soli voti della maggioranza, il voto contrario delle opposizioni, l'astensione del consigliere Matella della Federazione della Sinistra, è stato approvato il documento unico di programmazione, mentre sulle integrazioni alle convenzioni tra comune e società sportive omegnesi si è aperto un ampio dibattito. Su questo punto la minoranza, in particolare il consigliere Spadaccini, ha fatto rilevare come
come non ci sia stato alcun dialogo con le società sportive interessate, pertanto sarebbe stato logico rinviare l'argomento ad un prossimo consiglio comunale, proposta respinta, salvo che per la società del Bagnella Calcio, che l'assessore competente incontrerà nei prossimi giorni, dal momento che nell'area sportiva, salvando il campo di calcio, potrebbe sorgere un campeggio. Scintille polemiche anche sull'approvazione delle modifiche al regolamento acustico con le deroghe previste dalle leggi regionali. Anche in questo caso rimostranza da parte di Spadaccini, che ha chiesto di inserire un numero delle possibili autorizzazioni e controosservazioni da parte della maggioranza e della capogruppo Rosalita Varallo sul fatto che si è cercato di mediare tra i residenti di alcune aree, centro storico ad esempio, che vorrebbero più tranquillità e chi organizza manifestazioni ed eventi. Respinta infine la mozione presentata da Lega Nord e Fratelli d'Italia sul burka, in quanto, come ha evidenziato ancora Varallo, c'è già una legge dello Stato che non consente di coprire il volto o non farsi riconoscere nei luoghi pubblici. Lo avete sentito nel servizio, Corvette è subentrato a Songa, ascoltiamolo al microfono di Vincenzo Amato. Per Mattia Corbetta questo è un ritorno, perché aveva già assunto, aveva già il ruolo di assessore all'epoca in cui il centrodestra governava la Città Dominio con sindaco Antonio Quaretta. Un ritorno stavolta sui banchi dell'opposizione. Sì, opposizione non sono mai stato a Domenia, finalmente avrò questa opportunità, sarà un ruolo di opposizione che seguirà la strada tracciata in precedenza da Songa, di attenzione rispetto ai cittadini, a chi ha bisogno di problematiche amministrative e problemi sociali, ma anche con attenzione allo sviluppo della città in termini turistici, questo per quanto può fare un consigliere d'opposizione ovviamente. Lei è consigliere comunale ed è assessore anche a Quarnasopra e dovrà lasciare ovviamente l'incarico di consigliere comunale, però resterà assessore a Quarna. Io ho già rassegnato le dimissioni da consigliere comunale prima della fine dell'anno a Quarnasopra, rimango assessore come componente della giunta esterna a Quarnasopra. Rispetto al servizio propostovi nelle passate edizioni del nostro giornale dello stalker che ha nuovamente molestato la sua ex compagna, i legali dell'uomo Vaccari e Tettamanzi precisano che la precedente condanna a cui l'articolo faceva riferimento è tuttora pendente presso la Corte d'Appello di Torino e come tale trattasi di sentenza non passata in giudicato. E ora invece parliamo delle polemiche sorte a Verbania a proposito del progetto dei murales in via Crocetta. Un bel murales contro la crisi. Il segretario verbanese della Lega Nord, Roberto De Magistris, si ironizza ma allo stesso tempo attacca l'amministrazione comunale sulla delibera della giunta che prevede un progetto di riqualificazione di parcheggi sotterranei cittadini, a cominciare da quello di Via Crocetta, vicino all'ospedale Castelli, attraverso dei murales. Un'iniziativa rivolta a studenti con il coordinamento di insegnanti e di esperti per la promozione, come si legge nella delibera, dell'arte di strada, in grado di coniugare l'espressione della creatività di strada con il rispetto del decoro urbano. All'iniziativa vengono destinati 10.000 euro. Dato il periodo particolarmente difficile dal punto di vista dell'economia delle famiglie, commenta De Magistris, da un'amministrazione di sinistra ci saremmo aspettati una maggiore attenzione alle loro difficoltà. Invece si decide di spendere denaro pubblico per decorare le pareti di un parcheggio sotterraneo. Prosegue il segretario del Carroccio. Ci rendiamo conto che con 10.000 euro si risolvono pochi problemi, ma il messaggio è pessimo, ancora peggio per chi si ritiene di sinistra e che per definizione dovrebbe, almeno nell'immaginario collettivo, avere a cuore i problemi dei più deboli. E conclude, ci saremmo anche aspettati che una parte di quei 500.000 euro che introita annualmente il comune dalle concessioni della distribuzione del gas fossero usati per aiutare chi ha difficoltà a pagare la bolletta del gas e qualche volta sta anche al freddo. Invece questi amministratori pensano a decorare le pareti dei parcheggi sotterranei. L'amministrazione comunale di Beura Cardezza ha riaffidato alla società Trasporto Viaggiatori il trasporto degli studenti del paese. La giunta beurese ha approvato a fine dicembre l'offerta presentata da STV, che così gestirà il servizio anche per il periodo 7 gennaio-30 giugno. L'incarico per 30 ore settimanale costerà al comune 16.632 euro. La decisione presa in questi giorni arriva a poche settimane dalle polemiche sollevate dall'ex assessore comunale Giuseppe Saelia, che aveva in consiglio comunale contestato l'appalto dato appunto alla società di trasporti Ossolana. Ed ora andiamo ad Invorio, che nel passato fine settimana ha ospitato la festa degli AIB, oltre 250 volontari arrivati dal Piemonte e dalla vicina Lombardia, San Defendente. Franco Filippetto.
un corpo di volontariato che è determinante per quanto riguarda tutto il livello nazionale. L'ispettore generale per il Piemonte ci può dare i dati del 2015 per quanto riguarda la nostra regione? Nonostante un'annata che ti ricordiamo particolarmente anomala dal punto di vista climatico, non si sono discostati tanto da quelle che erano le previsioni o stati gli anni scorsi. Abbiamo avuto un inizio 2015 già subito con oltre 350 eventi, dei quali almeno un centinaio abbastanza importanti, e per non farci mancare niente anche al finire, so che ad oggi, quindi dalla fine di ottobre 2015 ai primi giorni di gennaio di quest'anno, siamo già intorno ai 290 interventi sul territorio regionale. Questa zona è stata anche particolarmente colpita un po' dappertutto, ma da incendi di alta quota, ce ne ricordiamo alcuni abbastanza drammatici, però diciamo che il sistema ha retto bene. E il Piemonte quanti volontari schiera? Allora, per quanto riguarda l'antincendi boschivi, parliamo tutti di operatori effettivi, quindi quelli che fisicamente lavorano sull'incendio e quant'altro, siamo intorno ai 4.069 se non ricordo male. Poi ci sono una serie di parti ausiliarie, arriviamo intorno ai 6.000. Alfonso Curella è il responsabile per quanto riguarda ispettore regionale, ma per il territorio, ecco, direi che il 2015 è chiuso con un'annata tutto sommato tranquilla? Ma diciamo che grossi interventi come gli anni passati riguardo all'attività antincendio non ce ne sono stati, se non rilegati in determinati periodi dell'anno e legati purtroppo alla tipologia meteo che c'è stata nel 2015. E allora cambiamo decisamente argomento. Ciclo di conferenze e laboratori dedicati all'educazione musicale si comincia venerdì. L'iniziativa è dell'associazione Ama Musica di Arizzano e gli incontri si terranno in biblioteca a Verbania. L'associazione Ama Musica di Arizzano si occupa di avvicinare i piccoli dagli 0 ai 9 anni al mondo della musica con diverse attività propedeutiche alle 7 note. In occasione del suo 5° compleanno ha deciso di organizzare un ciclo di conferenze e laboratori. Perché? Perché è importantissimo il lavoro che facciamo con i bambini, ma è altrettanto importante che i genitori siano consapevoli del lavoro che stiamo facendo con loro. E quindi abbiamo pensato che attraverso un ciclo di conferenze, 4 nella fattispecie, suddiviso nei primi 4 mesi dell'anno, anche i genitori possono entrare in contatto con la nostra modalità di educazione e di divulgazione della musica ai loro piccoli. Quando la prima conferenza, di cosa si parlerà? Il primo appuntamento venerdì 15 gennaio alle ore 20:30 presso la Biblioteca Comunale di Verbania. Avremo come ospite la dottoressa Silvia Cucchi, che è una pianista e ci parlerà dei rapporti che interagiscono fra il nostro cervello e l'apprendimento della musica. Tutte le conferenze sono a ingresso libero e saranno affiancate anche da alcuni laboratori destinati ai bambini e ai genitori. Esattamente, il secondo, il terzo e il quarto appuntamento di febbraio, marzo e aprile prevedranno un particolare appuntamento il sabato mattina presso la sede di Ama Musica ad Arizzano, dove i bambini insieme ai loro genitori potranno rendere pratico tutto quello che hanno appreso durante la conferenza della sera prima. Dove troviamo informazioni? Sul sito dell'associazione www.amamusica.it. Ed ora uno sguardo alla nostra programmazione alle 20:35, appuntamento del mercoledì con Extra, format diverso questa settimana. Vi proporremo le immagini del premio Repubblica dell'Ossola. Sabato scorso a Palazzo San Francesco il comune di Domodossola ha insignito del riconoscimento il fondatore di Libra, Don Luigi Ciotti. La trasmissione sarà poi in replica domani alle 11:30 e poi venerdì a partire dalle 17:30. Domani alle 18 invece, in replica alle 13 alle 21:30, l'infinito dentro un bisogno. L'appuntamento di questo giovedì con l'incontro è un appuntamento particolare. L'ospite che è con noi è Stefano Barassi e con lui parleremo di tante cose, in modo particolare di protezione civile ovviamente perché è presidente del coordinamento provinciale, ma prenderemo spunto
dall'attività che compie la Protezione Civile per parlare un po' anche da un lato del nostro territorio, delle sue fragilità, delle sue debolezze, ma anche dei suoi punti di eccellenza, e dall'altro di questo grande lavoro che come volontari e i volontari della Protezione Civile fanno a 360 gradi, tante volte non solo sul nostro territorio, ma anche fuori dal territorio. Per cui vi aspettiamo tutti giovedì alle 18 su questo canale. Sport e cultura in apertura di pagina sportiva nella serata promossa martedì sera a Crusinallo dalla Panatron Mottarone. Si è discusso del reinserimento degli sportivi a fine carriera. Per noi c'era Gianluca Trentini. Bellissima serata di cultura sportiva al Panatron Club Mottarone. Si parla di fine carriera. Ospiti anche lo staff e alcuni giocatori della Paffoni. Giacomo Gurini, capitano, ti sei già immaginato come potrebbe essere il tuo fine carriera? No, sinceramente no, perché spero che ancora possa durare diversi anni, però in questi anni sinceramente bene o male ci ho sempre pensato cosa fare, cosa non fare, ho continuato gli studi, mi mancano due esami alla laurea in economia e poi vedremo, però ancora spero che ci sia tempo. Solitamente a un atleta piace rimanere nell'ambiente in cui gioca. A te eventualmente così da Quito cosa ti piacerebbe fare? Da procuratore ti direi che mi piacerebbe farlo, però rimanere nell'ambiente come allenatore, dirigente, a oggi ti direi di no. Però chissà, magari tra 5, 6, 7 anni cambierò idea. Ecco, un agente come te come può portare un atleta anche di grande livello ma anche di livello dilettantistico al fine carriera? È un tema per me a cui sono molto sensibile, infatti appena mi hanno chiamato per esporre un argomento e subito abbiamo condiviso questo tipo di argomento perché l'ho vissuta sulla mia pelle e porto molti ragazzi che rappresento alla fine della carriera a reinserirsi, diciamo, nel mondo soprattutto sportivo, perché poi è il mio mondo, e non arrivare, ecco, impreparati a un'età che si fa fatica poi a appunto andare nel mondo del lavoro in un'età in cui le porte sono chiuse. Quindi cerco di aiutarli con degli strumenti più che altro e con una valorizzazione delle loro potenzialità. A Camillo Paffoni un'altra bella serata di sport, ma io direi di più di cultura sportiva. Ma vogliamo dare anche un messaggio molto attuale, molto importante di quello che è il fine carriera. Talvolta il fine carriera è traumatico e noi vogliamo dare una bussola, degli orientamenti proprio a fronte anche di questo. E al termine della serata il passaggio di consegne tra colui che ormai è past president del Panathlon Club Mottarone, Camillo Paffoni, ed il nuovo presidente, Rino Porini. Ora lo sci nautico con Anna Cigala Fulgosi, appena rientrata da una sessione di allenamento in America. Rientrata ieri dalla Florida, Anna Cigala Fulgosi, impegnata nella preparazione invernale della prossima stagione di sci nautico. Oltre un mese di allenamenti tra Orlando e Miami per la numero 4 del ranking europeo Under 14, al fine di migliorare il proprio rendimento anche e soprattutto in vista dell'auspicata convocazione ai prossimi campionati europei juniores che si terranno nell'estate 2016 a Recetto in provincia di Novara, dove l'atleta ornavassese è ovviamente di casa. Grazie alla disponibilità e all'amicizia di Alice Bagnoli, con cui ho avuto la grande fortuna di sciare quest'anno, ho potuto accompagnarla negli Stati Uniti ed essere allenata da alcuni tra i migliori tecnici del mondo, quali Matt Rini, Jack Travers e Jarrett Lewin, che mi hanno dato qualche ulteriore consiglio rispetto a quelli fondamentali di Chicco Buzzotta e Riccardo Casilli, che mi hanno finora seguito, ci ha spiegato la Cigala Fulgosi. Quello che mi ha più impressionato, ha continuato, è comunque il livello degli atleti statunitensi ed ucraini che ho incontrato e con cui ho condiviso la preparazione. Da segnalare che anche l'Under 17 Brian Bisetti di Pettenasco è stato impegnato in analogo stage invernale in Florida. Entrambi gli atleti nostrani hanno posto dunque le basi per vivere una stagione da protagonisti in uno sport che da sempre ha regalato enormi soddisfazioni al territorio delle province del Verbano Cusio-Ossola e di Novara. Tanto che c'è chi invoca la nascita di una Coverciano degli sport acquatici che possa garantire un futuro roseo alle migliori promesse delle varie discipline. E la nostra zona presenta condizioni ideali per praticare sci nautico, wakeboard, canoa e canottaggio. In questo caso sport e turismo dunque potrebbero fare sinergia per un'idea innovativa che meriterebbe quantomeno di essere valutata con attenzione da chi di dovere. Io mi fermo qui, vi ricordo però che per tutti gli aggiornamenti potete consultare il nostro sito tuttonotizie.info. Grazie per essere stati con noi, vi lascio ai programmi della rete, buon proseguimento.